Allora, se non riesci a guardare questo video qui dall'inizio alla fine, vuol dire che hai un problema grave. Oggi vogliamo andare a vedere come fare 12 ore di focus, ma se oggi provo a fare anche questo video qui più corto degli altri, quindi alcuni degli altri video sono durati più di un'ora, oggi provo a stringerlo, ma se non riesci a stare almeno mezz'ora qui, vuol dire che il problema è grave. 12 ore, scordati delle 12 ore. Focus. Ops, ho sbagliato. Ok. Allora, innanzitutto, chi è quel deficiente che vuole fare 12 ore di focus? Perché dovresti voler fare 12 ore di focus? Per quale motivo? Bene, abbiamo già visto se segui questo canale qui o... Ma anche se sei una persona che ragiona, hai un'ottima, una discreta abilità di ragionare, sai già che molti degli obiettivi che tu stai cercando di raggiungere, che tu vuoi, stanno dietro l'abilità tua di focalizzarti. Focalizzarti, intendiamo semplicemente prendere tutti quei punti di energia che tu hai, che tutti hanno quando si svegliano. Tutti abbiamo la stessa quantità di ore e riuscire tutte a incanalizzarle. In questo modo qui, non la faccio lunga questa perché l'ho già spiegata in un altro video, poterla mettere tutta in una cosa, in qualcosa, per raggiungere l'obiettivo. E molti degli obiettivi possono essere raggiunti, quelli grandi, solo se c'è focus. Altri obiettivi possono essere raggiunti anche se non c'è focus, quello che cambia è in quanto tempo lo raggiungo, mentre altri obiettivi non li puoi letteralmente raggiungere. Ora, quindi, siccome sappiamo tutti l'importanza di questo superpotere, tutti vorremmo averlo. E ne abbiamo già parlato in altri video dove ho già detto che ci sono, se vogliamo andare a fare le cose difficili, ci sono diverse cose che possiamo andare a fare. Dobbiamo trovare un incentivo grande o se siamo in una situazione dove dobbiamo per forza performare. Facevo sempre l'esempio, no? Immagini di qualcuno viene e ti dice: guarda, devi per forza fare questa cosa qui, se no qualcuno di te è caro. Succederà qualcosa di brutto a quella persona lì e ovviamente tu andrai a farlo perché l'incentivo è molto alto. Ora, oggi in questo video qua non voglio andare a parlare di incentivi, quindi facciamo con zero incentivi come facciamo a raggiungere le 12 ore di focus. Prima cosa devo dirtelo, sarà difficile raggiungere questo livello qui di focus, puoi fare 12 ore di lavoro, ma non è difficile fare 12 ore di focus. Ci metterai un po' ad arrivare a fare le tue 12 ore di focus. Però vado dritto al punto e ti dico come da oggi ti puoi preparare ad arrivare al livello dove puoi fare 12 ore, 12 ore di focus. 12 ore di focus equivale in lavoro più o meno 2-3 settimane di lavoro. Cioè puoi fare un giorno 12 ore e sei andato più veloce di ciò che fanno le altre persone che lavorano bene, non so, persone che parlano tanto, di persone che lavorano in 3 settimane, forse anche un mese. Fai la stessa quantità di progresso. E questo te lo dico io che abbiamo lavorato con centinaia di clienti, centinaia di persone, sappiamo l'outcome del lavoro, cosa esce da una settimana. Sappiamo, puoi mostrarmi una quantità di lavoro e dirti: ok, questo è una settimana, questo è 2 settimane, questo è 3 settimane. Non analizzando solo quello che io faccio, ma analizzando quello che fanno altre persone con cui noi lavoriamo. Ora, molto semplice, come andiamo ad allenare questo muscolo? Che è il focus. Sappiamo dell'importanza del focus, vogliamo avere questo che è un superpotere. Ora come andiamo? Vado dritto alla fine, quindi senza giri di parole. Quando devi capire che nella nostra giornata, quindi che è la nostra giornata di tutti i giorni, noi andiamo a fare tante cose, ok? Immaginate come tutte queste linee qui, che sono i punti di energia, li andiamo a distribuire su diverse parti. Ora, quali sono queste parti qui? Quindi il primo step che dobbiamo fare è identificare quali sono le cose che io vado a fare durante la mia giornata. O meglio, quali sono le cose dove vado a spendere abbastanza tempo durante la mia giornata. Poi, il secondo step è quello di dobbiamo andare a creare una classifica a livello di stimoli. La persona che riesce a fare 12 ore è perché molto spesso se lo fa con tranquillità, con normalità, 12 ore, parliamo qui anche di 5 ore, 8 ore. La maggior parte di persone non riescono a tenere focus anche per un'ora. La maggior parte di persone non riescono a vedere questo video qua dall'inizio alla fine. Letteralmente è uno stimolo talmente basso. Sto parlando troppo lentamente o non ci sono grafiche o non c'è roba che
il tuo cervello è lì che dice: fammi uscire, fammi cercare un altro stimolo, qualcos'altro, voglio cercare qualcos'altro, ed esci per cercare un altro stimolo, guardi 5 minuti, boom, poi salti all'altra cosa. Quindi per fare 12 ore, per fare 5 ore, per fare 8 ore, può essere che tu sei la persona che il lavoro ti stimola tanto, quindi ti diventa molto semplice. Come te che magari ami fare, ami suonare il piano, ne parlavo prima con Ale Serra della questione piano, anche perché faccio questo esempio, ma per esempio io quando vado a giocare a golf, cioè letteralmente il tempo vola e sono in focus totale, potrei fare 4 ore, 5 ore, a meno che non inizio a sentire una stanchezza a livello di corpo, potrei continuare. Non posso continuare perché ho altri impegni, altre cose da fare nella mia vita, non posso diventare un professionista di golf. Però il tempo vola, perché? Perché per me è un focus semplice, perché il lavoro mi stimola, la cosa mi stimola. Quindi ecco perché noi vogliamo fare prima una lista delle cose che noi facciamo durante la giornata e vogliamo fare un ranking di quali sono le cose che ci stimolano di più e le cose che ci stimolano di meno. Perché facciamo questo? Perché ti mostro ora il grafico. Ti mostro due grafici diversi che vanno a spiegare letteralmente in 2 minuti tutto il concetto di focus. E prova queste cose qui e funzioneranno letteralmente con te. Sì, sono cose che non ho visto da nessun'altra parte, sono cose che ci sono arrivato io dopo più di 6 anni a provare a focalizzare. Una cosa del genere. Ok, abbiamo questo verso questo. Ok? Questo secondo, okay, questa seconda opzione qui è dove stanno la maggior parte di persone. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la maggior parte di persone hanno il lavoro che loro devono fare, che è qui, è in questa parte qua. Poi fanno delle pause, quindi è come adesso sto video qui. E qua. Poi, siccome è di uno stimolo basso, se tu hai cose più stimolanti che puoi andare a fare, non vedi l'ora di andare a fare queste cose stimolanti. Però se te adesso ti siedi e dici: guarda, adesso mi concentro e faccio un'ora di focus e poi faccio 10 minuti di pausa, poi faccio un'ora di focus, poi faccio 10 minuti di pausa, questo è quello che la maggior parte di persone fanno senza accorgersene, ecco perché diventa difficile da continuare a fare. Ore. Per fare ore diventa molto difficile. Perché? Perché stai lavorando, fai un'ora. E sei lì che ti impegni a fare un'ora, ti impegni a fare un'ora, fai la tua ora, poi fai pausa. Cosa vai a fare pausa? Ascolti musica? O magari guardi TikTok, Instagram? Ok? Sei in pausa. Però la cosa che tu stai facendo nella pausa è più stimolante del lavoro. Quindi vedi come adesso diventa più difficile tornare qui, perché è uno stimolo più basso per il tuo cervello. Okay? Mentre per la persona che riesce a focalizzarsi facilmente, questo è quello che succede. Questo qui è il lavoro, è molto stimolato dal lavoro, riceve molta dopamina, spesso anche perché lo fa da abbastanza tempo e quindi sa che le azioni. Queste cose sono molto più difficili per qualcuno che sta partendo e ti farò vedere letteralmente come la risolvi, come arriva a questi livelli qui, anche se stai partendo da zero. Però per qualcuno che è da più tempo, lavora da più tempo, c'è un'attività da più tempo, è più stimolante lavorare perché c'è qualcosa che tu devi fare che è noiosa, ma tu sai che risultato porta. Il beginner non c'ha quest'arma, c'è letteralmente c'hai qui un'azione, il beginner questa azione è uguale punto di domanda, forse un giorno guadagnerò da questa cosa qui. Qualcuno da più tempo sa come questa azione qui andrà a influire nel risultato passato. Sa esattamente come questa cosa qui compenserà il suo risultato futuro, come creerà un risultato futuro o come migliorerà il risultato futuro. Quindi per lui è più facile fare l'azione. Per un beginner è un punto di domanda. Sì, c'è qualcuno, ci sono io che ti dico: no, guarda, se continui a fare questa cosa qui otterrai risultati. Però non li ha visti. Quindi l'azione in sé è meno stimolante perché è un punto di domanda. Quindi dicevamo qua. Le persone invece che riescono a fare 12 ore di focus, questo è quello che loro fanno, lavoro. Poi, qualsiasi altra cosa al di fuori del lavoro, cioè stare con la famiglia o andare a pulire casa o uscire con gli amici, sono cose meno stimolanti. E poi non vedono l'ora di tornare al lavoro.
staccano, quindi meno stimolanti, e tra l'altro, siccome sono meno stimolanti, danno una possibilità al cervello di rigenerarsi più facilmente, di riposarsi effettivamente. Immaginate come sei in palestra, e a me piace giocare per esempio a golf, e sto spingendo in palestra, e palestra per me è uno stimolo di questo tipo qua, è alto, però golf è più stimolante. Quindi immaginate, io faccio palestra, sono lì che spingo, faccio 10 colpi, e poi in pausa, quando decido che sono stanco, vado a fare golf. Lo faccio facilmente, però ho riposato? Non sono riposato. Quando torno qui, adesso è doppio dolore qua. Quindi non solo ho il crash, dove devo scendere a fare qualcosa che è meno stimolante, mi è anche più difficile fare la cosa più meno stimolante, perché non ho energia, sono stanco. Ok? Stessa cosa vale per il cervello. La gente fa, lavora, lavori, lavori, poi vai e prendi Instagram, che ti stimola ancora di più il cervello, e poi devi tornare giù e c'hai adesso la grande differenza di stimolo, di dopamina. In più, sei più stanco, perché questa cosa qui, invece di riposarti, ti ha stancato ancora di più. O fare una conversazione, fare quella chiamata, ok? Lavori, lavori, fai la chiamata che volevi tanto fare, ora devi tornare a lavorare, non solo sei più stanco, non solo ti fa schifo fare questa cosa qui, adesso sto lavoro noioso, perché eri a 10, adesso stai andando a 1, a un punto di dopamina, e molto meno, ma sei anche più stanco mentalmente, hai ragionato tanto in questa chiamata, o in questa cosa che hai fatto qui, ok? Quindi, tornando a noi, spero che queste cose qui stanno avendo senso, questo è lo scenario, voglio che tu ti immagini questo quando pensi a qualcuno che fa 12 ore di lavoro. Di solito, lavorano e tutte le altre cose che vedono sono meno stimolanti, il lavoro gli porta un grande stimolo, quindi adesso la cosa è meno stimolante, fa i suoi 10 minuti di pausa, 30 minuti di pausa, quello che è, fa una giornata di pausa e non vede l'ora di tornare al lavoro. Perché anche se in vacanza non è contento perché vuole essere al lavoro. Quindi ora, non solo quando torna al lavoro non vede l'ora di tornare e può continuare con il suo focus, quindi va, non vede l'ora di andare in focus, ma è anche più riposato perché la cosa qui di solito è meno stimolante. Quindi meno stimolante è, più si rigenera il nostro cervello, come, immaginate come si riposa. Ok? Quindi ora, capite queste cose? Ecco perché vuoi te andare a classificare tutte le cose che tu fai. Poi voglio che tu per un attimo pensi a tutte le volte dove te ti trovi in una situazione dove non vedi l'ora di andare a lavorare. Ti viene in mente qualcosa che puoi fare a lavoro e non vedi l'ora di andare a lavorare. Per esempio per me, per tutti i miei amici musulmani, so che una cosa non è il massimo, però per esempio io quando vado a pregare, mi vengono sempre in mente, è una cosa meno stimolante, e mi vengono sempre in mente delle cose a livello lavorativo e dico, cavolo, appena finisco adesso vado a fare questa cosa qua, ok? Quindi so che quella lì è qualcosa che è meno stimolante per me, la devo fare, la faccio, bisogna, devo farla, però so che è meno stimolante. Ci sono cose, magari per esempio quando vai a fare la doccia, sei lì che fai la doccia e sei lì che dici, porca miseria, appena esco adesso faccio quest'altra cosa. Ok, vado a fare questa cosa qui. Ci sono delle situazioni, se tu pensi, ci sono delle cose che quando tu le stai facendo sono noiose. Per esempio, se stai leggendo un libro, vai a leggere un libro, all'inizio sei lì che dici, porca miseria, adesso posso andare a fare questa cosa qui, mi sono scordato di chiamare questa persona, di fare questa cosa qua a lavoro, di mandare questo contratto, mi è arrivata un'idea. E quando ti arriva questa idea vuoi staccarti. Vuol dire che sei in una situazione dove sei meno stimolato. Ok? Quindi dal momento che hai tutte queste cose qui, la lettura, la tua meditazione, tutte le cose che per te sono un po' più noiose, stimolano meno, sono molto importanti da avere in classifica, perché vogliamo iniziare a imitare questa cosa, vogliamo fare questa cosa qui. Però quello che noi faremo è, facciamo che per una persona che riesce a fare 12 ore di focus, può fare tranquillamente 3 ore. 3 ore focus appiccicata allo schermo, appiccicata non per forza allo schermo, a fare le cose che deve fare, poi fa 10 minuti di pausa, e poi torna su altre 3 ore. Poi va a mangiare, fa 30 minuti qua, e poi sale di nuovo qui, fa altre 3 ore. Il lavoro è molto stimolante per lui. Per noi però è meno stimolante se siamo all'inizio. Perché? Perché non sappiamo che risultato porta. Non posso fakearlo. Mi dà meno dopamina, mi piace meno farlo. Bene, allora quello che noi andiamo a fare è teniamo dei periodi più corti, quindi invece di fare 3 ore facciamo 50 minuti, avrai già sentito diverse volte di pomodoro, ok? 50 minuti, puoi fare un'ora è semplice, se davvero vuoi che le cose che ti sto spiegando portino dei risultati, cavolo, sederti un'ora e fare le cose che devi fare non è qualcosa di difficile, non è qualcosa di impossibile, ok?
ti puoi sedere, lo puoi fare, fidati che lo puoi fare. La prima ora sarà quella più difficile, perché dipende da dove stai venendo, cosa stavi facendo prima. Se stavi facendo qualcosa di stimolante, se stavi giocando una partita di calcio, e a te ti piace giocare a calcio, mette la prima ora al lavoro, sei in questa situazione qui, stavi facendo questa cosa qua, la prima ora è difficile, ok? Però poi quelle dopo ci diventeranno più semplici, perché? Ora, quello che noi faremo è, iniziamo a lavorare e facciamo i nostri 50 minuti. Poi questo voglio che tu vada a fare, voglio che tu provi a fare queste cose qui. Hai la tua lista di cose che ti stimolano meno. Dopo 50 minuti, quando tu fai, quando devi fare i tuoi 10 minuti di pausa, vuoi staccare un attimo, vuoi staccare 10 minuti, 15 minuti, ti stacchi e vai a mettere un'azione meno stimolante. Ok? Fai finta che c'è scritto meno stimolante qui. Qui vogliamo andare a mettere un'azione meno stimolante. Quindi vai a pregare, vai a meditare, apri il libro, mettiti a leggere il libro, pulisci casa, se è meno stimolante per te. C'è gente che ama pulire casa, per esempio, se per gente, alcune persone ricade qui, quindi non farla. Prendi te quali sono le cose, vai a farti la doccia se non ti sei ancora fatto la doccia. Quali, tutte quelle azioni, mangia se devi mangiare, se nella mia situazione devo mettere su chili, quindi devo mangiare, non è qualcosa che mi stimola, quando sto mangiando il mio cervello è lì che soffro, letteralmente devo accendere la TV, devo guardare un video, devo fare qualcos'altro mentre mangio, perché sennò muoio di noia, letteralmente muoio di noia. Però se sono in un contesto dove voglio fare focus, lo metto da solo e non faccio nient'altro, sono lì che mangio. Se te non ti viene nient'altro e sei letteralmente, non ci hai mai pensato e anche ragionandoci, non ti viene in mente niente che porta uno stimolo più basso, quello che puoi fare è letteralmente stare seduto o sdraiati sul divano e non fai niente. Non prendere TikTok, non prendere Instagram, non prendere le chat, non prendere le cose. Vedi tutte le volte le cose che noi facciamo molto volentieri. Apro molto volentieri Instagram, apro molto volentieri la mia chat, apro molto volentieri le mie mail. Vado a cercare lì perché è qualcosa che mi dà più dopamina e quindi uno stimolo più alto. Tutte quelle cose lì non le dobbiamo fare. Cosicché, non perché non dobbiamo farle, dobbiamo diventare disciplinati. Semplicemente perché adesso stiamo trickando il nostro cervello a fare qualcosa di meno stimolante. E se tu non ce l'hai, ti ripeto, vai a sdraiati sul divano, occhi aperti, e la mattina non sei stanco, e stai fermo per 10 minuti, per 15 minuti. Vai in sauna, se hai la sauna nel... No, in Italia non ci sono le saune nei palazzi, però... Perché per me la sauna è poco stimolante. Cioè, madonna, quando sono in sauna non vedo l'ora di uscirla. Cioè, se mi dici, fai 10 minuti di sauna, fuori che non vedo l'ora di andare a lavorare. Cioè, qualsiasi altra cosa è più stimolante, letteralmente. Cioè, fare una camminata è molto più stimolante. Ok? Quindi usi qualcosa di meno stimolante, la fai qui. 10 minuti, può essere una camminata, può essere te che stai sul divano a guardare, può essere che leggi, se odi leggere, qualsiasi cosa. Perché adesso quello che succede, una volta che... sono passati i miei 10 minuti di pausa qua, i miei 10 minuti, ho i miei 15 minuti, non vedo l'ora di tornare qui. E lavoro e questa seconda fase di focus sarà molto più facile della prima, perché stai venendo da uno stimolo più basso. A un certo punto sarai stanco e rifai la stessa identica cosa. Vai, quindi siamo adesso alla seconda ora, abbiamo fatto un'ora qui, abbiamo fatto un'ora qui. Dobbiamo fare la nostra terza ora, vado, faccio la mia camminata o mangio senza nient'altro. Sono in una situazione dove effettivamente mi sto rigenerando, perché non sto usando il mio cervello, non lo sto usando. Quindi si sta riposando, in più odio stare in questa situazione, ora non vedi l'ora di tornare a lavorare. Pa, torni e fai la tua terza ora, un'altra ora qui. E se ti capita, questo qui è il goal, dovresti arrivare a delle situazioni dove i primi giorni sarà difficile. Ok, i primi giorni, le prime tre ore di focus, ti dico già che 3 ore di focus è già abbastanza per fare cose straordinarie. Il punto è qui, a un certo punto questo è quello che deve succedere. Se non succede questo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Prova ad andare dal dottore forse, o non so, c'è qualcosa che non va. Però se tu tutte le volte le pause sono poco stimolanti e vai, quando vai a lavorare è uno stimolo più alto, quindi vai a prendere le cose che tu devi fare, e c'è adesso un buon stimolo, e anche se per esempio te bevi il caffè o qualsiasi cosa, le puoi mettere qua, non qui di sicuro, perché sennò adesso sei lì che stai bevendo il caffè o qualsiasi cosa che è più stimolante, non vuoi metterla qui. Quello che succede, questa è la cosa che deve succedere, a un certo punto nei primi 2, 3, 4 giorni, o forse per alcuni già nel primo giorno, a me già nel primo giorno quando inizio a fare queste cose qua, già da subito mi succede,
è che ci saranno dei punti dove un'ora non basta. Quindi sapendo che tu ti devi, per riposarti, ti vai e ti sdrai sul divano e non fai una mazza, questo dura di più. Questo inizia a durare di più. E questa un'ora qui diventa 2 ore, questa diventa 3 ore. E capita tanta gente, no? Che ti sarà capitato anche a te, di sicuro. A volte sei lì che magari vivi con i tuoi genitori. Faccio questo esempio perché a me mi è capitato un sacco di volte. Sono lì che lavoro a fare qualcosa che non volevo fare. Poi viene mia madre e viene a pranzo, e lì che mi dice vieni a mangiare, vieni a pranzo. E io sono lì, aspetta, non voglio pranzare adesso, fammi finire le mie cose. E un'ora diventa 2 ore, diventa 3 ore. Ok? Ora però, cosa facciamo in queste situazioni? Lo continuiamo? No, non lo continuiamo. Non continuiamo, però è un buon segno, vedi che tu potresti continuare. Però lo stoppi e vai a fare la cavolo di cosa meno stimolante. Quella cosa che è meno stimolante la vai a fare, così teniamo la pausa e prendila come un devo farla per rigenerare il mio cervello, per riposarlo. E mentre tu sei riposato, ti vengono idee, ti vengono, inizia ad avere più chiarezza, inizia a pensare ok cavolo mi sono scordato di fare questa cosa, inizia a vedere cose che quando tu sei immerso nel lavoro non vedi e ti stacchi. Poi puoi fare la prima settimana così con l'obiettivo di fare anche solo le prime 3 ore, 3 ore di focus e pian piano inizia a fare questa cosa qui tutti i giorni. Poi quando vedi che sempre un'ora è troppo poco e stai letteralmente distruggendo il tuo focus, tutte le volte c'hai un'ora, sei entrato in flow, stoppi per andare a fare la cosa meno stimolante, dove non vedi l'ora di andare a fare, non vedi l'ora di tornare a lavorare, qualsiasi cosa tu odi fare a lavoro, inizia a essere qualcosa che preferisci fare, che stare lì sdraiato 15 minuti a fare niente. Questo è quello che succede. Quando inizi a vedere che sempre un'ora non è abbastanza, adesso rifai la stessa cosa, la settimana 2, magari con 2 ore qui. Però vuoi che siano sempre uguali, 2 ore, 2 ore, 2 ore, e poi stringere questo tempo qui, che era di 15 minuti, lo stringi a 10 minuti e 2 ore. Ok? Quindi qua abbiamo 2, 4, 6, 8 ore. Ok? Siamo andati da qui a fare 1, 2, 3, 4 ore, siamo andati a 8. Abbiamo raddoppiato letteralmente le ore, perché stiamo facendo il doppio, 2 ore, ed è molto più facile. Perché? Perché ti diventa una cosa naturale. Per qualcuno che parte da zero, sedersi e mettere focus da subito 8 ore è una cosa molto estrema. Ora qui come andiamo? Siamo a 8 ore, come andiamo da 8 a 12? Da 8 a 12 è solo questa equazione qui. Il punto è che se l'hai fatto per abbastanza tempo, inizi a vedere i frutti delle azioni che tu fai, del tuo focus, inizia a vedere quanto progresso tu hai avuto. E perché le persone che sono di livello più alto, che lavorano da più tempo, per loro è facile. Sta roba qui è una cavolata. Perché? Perché sanno che l'azione che stanno facendo cosa porta. L'hanno già fatta diverse volte. Sanno questa azione qui a cosa porta, letteralmente. Quindi non vedono l'ora di fare questa cosa qua. Perché sanno che porta qui. Quando tu sei all'inizio è un punto di domanda. Quindi l'8, dalle 8 alle 12 ci vai con un semplicemente iniziare a notare il frutto del tuo focus. Quando inizi a vedere il frutto del focus, inizi ad avere la notifica Stripe, vendita, inizia a dire la vendita è arrivata grazie a quella cosa che ho creato qui, quella cosa che ho creato qui, quella cosa che ho creato qui, è arrivata la vendita, saranno arrivate le chiamate, ho il cliente soddisfatto, dopamina, 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 grandi livelli di dopamina, lo colleghi all'azione e sai dov'è che l'hai fatto e ti diventa molto semplice adesso andare da 8 a 12, 8 a 12 semplicemente, puoi non aggiungere qui le due, le aggiungi semplicemente qui, se hai abbastanza tempo che puoi andare a dedicare, ok? Per fare 12 ore di focus vuol dire che non hai, cioè non hai famiglie, tantissimi impegni, tantissima roba, che okay? Sono un bel blocco, sono tante, bisogna essere realistici, 12 ore di focus sono tante, ok? Sono tante, letteralmente fai quello che fa una persona in un mese, in un giorno, ok? Quindi questo qui è come, con morbidezza, andiamo a risolvere la questione focus. Aggiungo un piccolo pezzo perché mi sono accorto adesso, riguardando il video, che mi sono dimenticato di riprendere la lista di azioni che abbiamo creato all'inizio. All'inizio del video ho detto bisogna fare una lista delle azioni che noi facciamo tutti i giorni in modo da poter categorizzarle, sapere quali sono quelle che stimolano di più e quelle che ci stimolano di meno.
E se abbiamo alla fine quelle che troviamo, quelle che ci stimolano di meno, sono quelle che usiamo nel nostro grafico in questi punti qua, nei punti di pausa, ok? Però poi tutte queste azioni qua dobbiamo andarle a fare ed è la parte finale del nostro grafico. Quindi abbiamo tutte le cose che ci stimolano noi, per esempio Instagram, per esempio guardare un film, una serie Netflix, quello che è, andare a giocare a padel, quello che è. In periodi come questi dove tu vuoi andare all'in e fare tanto focus, questa prima parte della lista o la elimini o sono cose che tu vai a eliminare. Questo qui è per le persone a livelli molto alti. Vedi che persone di livelli molto alti vanno in periodi come di Monk Mode. Noi per esempio a settembre dentro ai Ticket Machine abbiamo deciso di andare per un mese in Monk Mode, prendere una grande villa da qualche parte del mondo e andare in 10 persone che siamo tutti a un livello, a un certo livello, andare a dire facciamo un mese dove cancelliamo tutte queste cose qui e siamo lì solo sulle cose che dobbiamo fare. Ovviamente alcune di queste però rimangono, per esempio l'allenamento. È stimolante per me, per qualcun altro non lo è, però anche se, se per me è stimolante, non è qualcosa che voglio andare a eliminare. Quindi in casi estremi, quando vuoi davvero, però non penso sia una cosa sostenibile, non puoi farla per tanto tempo. In casi estremi puoi eliminare tutte le cose, tutti i piaceri e stai facendo letteralmente solo cose non stimolanti e il lavoro diventa la cosa più stimolante qui. Cioè il lavoro è qui, perché tutto il resto non è stimolante. Però nella vita di tutti i giorni, se tu vuoi andare ad applicare le cose che ti vado a condividere, diventa difficile andare a cancellare tutti i nostri piaceri. Che vita del cavolo. Cioè va bene in un periodo, se sto cercando di raggiungere un grande obiettivo, mi metto lì, ci sta. Però in periodi dove siamo nella vita normale, diciamo che okay, vogliamo migliorare il nostro focus, quello che facciamo è che queste azioni stimolanti le mettiamo sempre alla fine. Quindi è una cosa del genere. Lavoro non stimolante, riposo, qualcosa che mi dà poca dopamina, mi annoia un po' di più, non è che mi piace tanto fare. Riposo, quindi miei 15 minuti, boh, salgo, lavoro, L, riposo, L, e alla fine, invece di fare riposo, c'ho la cosa che mi stimola tanto qui, che tra l'altro è anche qualcosa che mi stanca. Ecco perché, come dicevo nel video, non è qualcosa che mettiamo in queste fasi qui. Non andiamo a mettere roba stimolante, perché non solo ci crea un casino, poi quando torniamo al lavoro non ci piace, ma siamo anche più stanchi, perché spesso ci stanca di più, perché usiamo il nostro cervello in quella cosa, non ci rendiamo conto, ma usiamo il nostro cervello. Quando tu stai guardando un film, sei attivo, sei in focus. Non te ne rendi conto perché è fatto in un modo per stimolarti questo focus qui. E senza fatica. Però sei lì attento, questo ha fatto quello, questo lo colleghi, ha fatto l'altro giorno questa cosa qui, eccetera. Ok? Quindi li mettiamo alla fine e poi andiamo a dormire. E il giorno dopo si riparte. Quindi la prima parte puoi cancellarla se sei estremo. Se ci sono cose che non puoi andare a cancellare, le metti alla fine. E questo è il pezzo che devo aggiungere in questo video. Prova queste cose qui e fammi sapere. Funziona. Per me funziona. Con le persone che io conosco, che sono andate ad applicare queste cose qui, funziona. È logica. L'importante è conoscere il nostro cervello. Una volta che conosciamo il nostro cervello, iniziamo ad avere controllo sul nostro cervello. Stiamo cercando di controllare persone fuori, vuoi magari te sei nel mondo del business e vuoi vendere ad altra gente, cosa stai facendo? Stai controllando, vuoi influenzare il cervello di altri, ma non conosci te il tuo cervello come funziona, non riesci te stesso a influenzarti, sederti, fare 12 ore. L'altra volta abbiamo visto la versione cattiva, aggressiva, dove è l'incentivo, il goal, il piacere al dolore, la resistenza al dolore, che è più una cosa che è facile da fare se sei nel giusto ambiente, perché se sei in un ambiente dove gli altri fanno 12 ore di focus, o semplicemente togliamo il focus. Focus viene automatico. Facciamo, l'altra volta l'ho detto nel video, ci sono persone che hanno difficoltà a non fare questo. Il loro problema è staccarsi dal lavoro. Perché? Perché hanno bene questa equazione, sanno esattamente che queste azioni portano a quello. Quindi avendo il goal, e sanno quali sono le azioni che portano al goal, e hanno un grande stimolo, perché sanno cosa porta, tanta dopamina, hanno il problema opposto, dove hanno gli amici che gli dicono, ehi, stacca un attimo. Ehi, aspetta un attimo, la moglie magari gli dice, ehi, stai un po' esagerando, dacci un po' di tempo, dai un po' tempo alla famiglia, eccetera, eccetera. Quindi molte persone hanno un problema inverso. L'altra volta abbiamo visto la versione di forza, quindi dove andiamo a vedere il nostro ambiente, perché a livello di ambiente è molto semplice là. Quando tu cambi il tuo, ecco perché credo ovviamente che l'ambiente è la cosa più potente che uno può andare a fare. Qui parliamo, se non sei nell'ambiente giusto, sei da solo, fai queste cose qui. Però se sei nell'ambiente giusto, vai a risolvere tutte queste cose qui, diventano cavolate. Il focus si risolve da solo.
Perché? Perché sei in un ambiente, tu stai facendo, non guadagni niente, e sei in un ambiente dove ci sono persone che fanno 40.000 euro al mese, 50.000 euro al mese, 30.000, te ti senti un poveraccio. E vedi persone come te, normali, con cui tu parli, è il tuo ambiente. Quindi nel tuo cervello scatta qualcosa. Quindi questa è la prima versione. Seconda versione è quando c'è un grande incentivo, quindi quando davvero voglio l'obiettivo, quando davvero voglio la cosa e sono disposto a resistere il dolore, anche la resistenza al dolore è una cosa che alleni. E qui abbiamo la cosa morbida, ok? La cosa morbida è che ci arriviamo piano piano. Ora c'hai tre opzioni letteralmente, non puoi non risolvere questo. E non devi andare a fare questo, qua abbiamo fatto un esempio estremo. Non devi per forza fare 12 ore. 12 ore sono tante, 12 ore di focus. Se tu riesci a fare 8 ore di focus di lavoro, non a cavolate, perché tanta gente pensa che sta lavorando ma non è lavorare. E semplicemente naviga negli stimoli, rispondi a quell'email, controlla, aggiorna qui, ma io lavoro su Instagram, quindi devo entrare su Instagram. Aggiorno, guarda che quante persone mi hanno inviato, mi hanno scritto, quante persone hanno visto la mia storia, controlla chi sta guardando le storie. Lavoro. Tanta gente chiama lavoro quello, ma non lo è, e tu lo sai. Però 8 ore sulle vere, sulle cose che te devi andare a fare, che te sai che devi andare a fare, focus sulle cose noiose e l'abilità tua, che è oro per te se applichi queste cose. Però se non le applichi, non valgono niente. Se le applichi, è letteralmente oro, perché inizi ad avere, l'alchimista si chiama, no? Che riesce a trasformare qualcosa in qualcosa. Qui trasformi le cose che sono poco stimolanti o il lavoro che è poco stimolante in qualcosa di molto stimolante. Come semplicemente seguendo la scienza. Ci sono cose che sono più stimolanti, cose meno stimolanti. Il nostro cervello salta sempre da cose meno stimolanti a più stimolanti. Sempre. Se sei in un video e sei lì che vuoi uscire dal video, è perché stai cercando un video più stimolante. Se stai lavorando e il tuo cervello ti dice andiamo a fare qualcos'altro, è perché stai l'altra cosa è sempre più stimolante. Non è mai qualcosa di meno stimolante. A meno che tu non sei stanco e devi dormire. Lì è l'unico caso dove stai saltando da una cosa molto stimolante a una cosa meno stimolante. Ok? Perché sei stanco. Fisicamente sei stanco. Quindi lì sì, però in tutti i contesti dove tu sei sveglio tutte le volte che salti da uno stimolo a un altro è sempre in su, è sempre così, pam pam, pam pam. Quindi quello che noi facciamo è, prendiamolo questo lavoro, se facciamo gli altri stimoli da schifo qui, il lavoro diventa un buon stimolo e col passare del tempo 12 ore è un'arma che tu hai nell'arsenale.